Fabrizio Frizzi continua, a un anno dalla scomparsa, è stato ricordato da tutti i suoi amici e colleghi. Fabrizio Frizzi è scomparso tragicamente il 26 marzo 2018. A distanza di un anno Carlotta Mantovan, sua moglie, ha preferito il silenzio per ricordarlo, portando il dolore e la disperazione nel suo cuore. A quanto pare, anche Rita Dalla Chiesa, sua ex compagna, ha preferito non scrivere nulla sui social. Nelle ultime ore, però, una lettera ha lasciato tutti senza parole, scritta proprio dall'ex conduttore dell'Eredità. Vediamo nel dettaglio. Cosa è successo? Punto spunta una lettera in onore di Fabrizio. Punto Fabrizio Frizzi è stato ricordato da tutti. Il 26 marzo è una data che il mondo dello spettacolo e soprattutto sua moglie Carlotta Mantovan non dimenticherà mai. Ad avere sempre un dolce pensiero e soprattutto ad esprimere belle parole verso il compianto Frizzi è anche Rita Dalla Chiesa, che per molti anni è stata al suo fianco. Nelle ultime ore, è spuntata sui social una lettera molto commovente che scrisse Fabrizio a Enzo Marigliani, morto nel 2011. I due erano molto amici e proprio grazie ad Enzo, il conduttore televisivo, ha conosciuto la madre della piccola stella. Durante la messa di oggi, la figlia Patrizia ha voluto leggere le parole che all'epoca scrisse Fabrizio per il papà, commuovendo tutti. Per questo tuo importante compleanno ti ringrazio particolarmente, perché senza conoscerti personalmente non avrei potuto incontrare il mio giovane amore. Carlotta e Rita Dalla Chiesa amiche, il desiderio di Frizzi. Fabrizio Frizzi, prima di sposare Carlotta Mantovan nel 2013, conosciuta grazie ad Enzo Marigiani durante l'edizione di Miss Italia, ha avuto una lunga relazione con Rita Dalla Chiesa. Il presentatore, nonostante abbia convissuto più di 15 anni accanto all'ex conduttrice di Forum, è riuscito a mantenere un bel rapporto con la donna. Inoltre, proprio per desiderio di Fabrizio, Rita e Carlotta, con il tempo sono diventate molto amiche e mai nessuno ha provato gelosia nei confronti dell'altra.